Un appuntamento importante dei Master, però non solo per i Master, infatti abbiamo qui personaggi che un po' più giovani ma che sono venuti qui ad allenarsi. Siamo qui con Giulio Muzzi, il quale ha indossato la maglia azzurra per gli ultimi europei e che ha avuto una stagione veramente di grandi successi, ha conquistato un terzo posto del campionato juniores, due medaglie European Cup. Ti sei trovato giovane tra giovani, si fa per dire, judoka. Che ne dici di questa esperienza? Allora, è sicuramente una bella esperienza, soprattutto in questo periodo dove anche la mia palestra è chiusa e quindi mi dà la possibilità di allenarmi anche al di fuori di Siena. E sicuramente è bello vedere anche gente magari più grande che gli potrebbero mancare alcuni stimoli, che invece le trova ed è sempre qui ad allenarsi, ed è molto bello questo. E poi anche con Flavio, che ha più o meno la mia età, posso allenare, quindi posso migliorare anche qua, al cuore di Siena. Dunque, una stagione, come ho detto, molto importante, una stagione in cui hai raggiunto traguardi veramente, qualcuno l'ha sfiorato, qualche rammarico, e qual è la soddisfazione invece più grande? Allora, la soddisfazione più grande forse in realtà sono due, non è solo una. La prima è stata la medaglia in Coppa Europa a Lignano, perché comunque era la prima medaglia di livello internazionale e da un certo punto di vista è stata quasi inaspettata, perché comunque era una gara molto difficile e ho fatto secondo combattendo veramente bene. E poi l'altra soddisfazione è stata il terzo posto agli italiani, che forse è la gara che mi pesava di più mentalmente, perché sapevo che se avessi fatto bene quella mi poteva aprire alcune strade. E il rammarico più grande sicuramente è stato l'europeo, perché purtroppo sono uscito al primo, consapevole potevo andare molto più avanti. Allora, incrociando le dita come ben sappiamo noi due, prossimi appuntamenti? Incrociando le dita, prossimi appuntamenti si spera il mondiale, lunedì o comunque tra pochi giorni dovrebbero arrivare le convocazioni e vorrei presentarmi bene a quella tappa, perché diciamo il mondiale è sempre stato il mio obiettivo, è il mio più grande sogno, fare medaglia là. E noi ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo e buona preparazione. Grazie a te.